Voilà ragazzi, ciao a tutti le nicche, bentornati su Farming Simulator 22 nella mappa Pole Sign. Spero che l'ho detto bene, Pole Sign. Non ne so sicuro, è un po' complicata per me la pronuncia. Comunque vabbè, a parte questo raga, come sempre vi vado a ricordare all'inizio del gameplay che se vi può interessare in descrizione ci trovate un link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati. Vi ricordo anche che in descrizione trovate i miei canali social, TikTok, Twitch, Telegram e quant'altro. Ultima cosa ragazzi, se vi iscrivete al mio canale YouTube, se magari ancora non l'avete fatto, vi ricordo anche che potete attivare la campanellina, così ricevete una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale. Allora, dunque, un'altra cosa, questa mappa è uscita nel mod hub, quindi adesso questa mappa potete scaricarla direttamente dal gioco e oltretutto anche su console. Questa mappa adesso c'è anche su console, quindi potete giocarla tutti adesso. Tutti la potete giocare. Allora, dunque, io intanto comunque ho finito di falciare, finito di voltafienare e mo ci abbiamo da come si dice? Ci abbiamo da ranghinare. Abbiamo da ranghinare. Allora, facciamo una cosa un attimino. Qui compro due sacchi di fertilizzante solido, così non torno a casa a mani vuote. Va bene. E poi ho bisogno di soldi. Allora, oggi vi porto una mod che non è uscita ultimamente, è uscita da 2-3 mesi, però è interessante. È abbastanza interessante. Allora, praticamente una mod che introduce recinti per le pecore, perché vorrei partire dalle pecore che sono le più facili. E è pur vero che non lo so se in questa farm ci sono già delle pecore, cioè i cavalli c'erano, le vacche c'erano, ma mi pare che le pecore non c'erano, un recinto già pronto, no? Un recinto già pronto con le pecore mi pare che non ci stava, mi pare di no. E quindi qual è il discorso? Il discorso è che ho messo questi recinti, questa mod che introduce recinti delle pecore. E cosa c'ha di bello questa mod di oggi? È che praticamente introduce questa mod dei recinti che non fanno solo lana ma fanno anche latte. Però bisogna avere i recinti separati, un recinto per la lana, un recinto per il latte. Non so se questo latte e il latte... Accidenti. Non so se questo latte è il latte di vacca oppure un latte nuovo. Non lo so, è da vedere. Comunque sì, aspetta. Qui devo risolvere una cosa. Gli devo dire di svoltare dentro al terreno. L'hanno complicato, prima era più facile. Prima l'autodrive era più semplice, mo è complicato. Svolta sul campo attiva. Appunto. È attivo, svolta sul campo, evita il raccolto, retromarcia nei percorsi. In teoria. Boh. Non lo so. Ok, boh. Perché c'è questo bordino qua che è un rompiscatole. Allora, mi servono dei soldi. Un po', siamo mega indebitati, ahimè. Però, vabbè, non costa molto quello che dobbiamo fare adesso. Allora, mi sa che vado un po' a stringere questo campo ancora di più. Magari fino a qua. Per forza. Ok, facciamo così. Va bene, allora ho stretto un po' il campo per un motivo... Ok, vabbè, sì, va bene così. Ho stretto il campo per un motivo semplice.
Cioè, allargato. Sì, vabbè, ho allargato qua perché sennò non so come mettere due recinti. Animali, pecore. Allora, come potete notare, ci sono molti recinti. Sono molti perché cambia la dimensione. Cioè, questo qua, questi qui sono grandi da 200 pecore. Molto grandi. Non costa neanche tanto, 12.000 euro, eh. Neanche tanto, però 200 pecore sono troppe per ora. Quindi potrei prendere 9.000 euro 80. Però ne devo prendere due di recinti, uno per la lana, uno per le... E uno per latte ne vorrei. C'è anche quell'aperto. Però ovviamente quell'aperto, poi il problema è che le pecore se ne vanno nel vicino. È un problema. Comunque, quante pecore conviene? 40? Oppure mi conviene 80? E che ne, mettendone due di questi, se, cioè, lo spazio se ne va quasi tutto. Diciamo. Mettendone due, ci perdo un po', eh. Però, vabbè, se lo metto qua... Ah, sì, famo così, dai, ma che me frega a me. Oh... E poi quello da 9.000 che fa latte. Ma che precisione. Va. Attaccati proprio. Ok. Quindi abbiamo quello da latte e quello da lana. Va bene. Va benissimo. Quindi abbiamo ora qui in farm. Qui in farm abbiamo comunque c'abbiamo il recinto delle vacche. C'abbiamo i cosi, come si chiamano? Le pecore. Sì. E le galline. Abbiamo anche quelle. Allora, potrei mettere anche qua questo, tanto occuperò non così tanto spazio. Per ora non facciamo insilato anche perché ho già fatto tutto fieno. Ok. Allora, e questo ovviamente si è andato a bloccare di nuovo. E mo qua poi vediamo come possiamo risolvere per la prossima volta. Anche che poi oltretutto questo ranghinatore non mi sta piacendo. Perché sta proprio, come dire, mi mette la linea... Fuori proprio fuori, come dire, dal percorso. Non ci posso neanche mettere l'operaio normale qua. Allora, t'ho mandato qua perché voglio comprare la botte, ma una buona però, no, una piccola. Una botte decente, ovviamente. 7.300 litri, per forza. Non c'è quella che carica. Sì, ok, questa carica anche il latte. Però costa 25.000. Poi dipende. No, ma mi pare che fa i pallet di latte, quindi. Fa i pallet. Allora, vediamo quella da 9.500. Che poi cosa c'è nell'usato? Guarda. Ah, ma questa è quella per i liquami. Pensavo che era quell'altra. Allora. Animali, 9.500, compra. Ancora dobbiamo comprare gli animali. Però me li faccio portare, raga, perché non mi va di spendere soldi per comprare o noleggiare. Ok. Ok, andiamo a comprare quindi. Non lo so. Ce ne vanno quante? 80 abbiamo detto. Boh, quanto mi costa comprarne un paio? Non lo so, perché mo aspetta. Boh. Sono tutto uguali. Ok. Ah, prendiamo quelle piccole, buona, no? 60 sotto...
Una quarantina, 40 so, no, 9.200 euro. Boh, sì, 40, dai, 40-40, 18.000 euro. Avanti, altri soldi. 40, compra. E 40 da questo lato. Buona. Ok. Ora c'ho l'acqua e il cibo, ovviamente. E questo sta andando a bloccare un'altra volta. Per fortuna che abbiamo fatto qua. Allora, vediamo se l'acqua la posso prendere da questo fiume, cioè canale più che altro. Oh sì! Buono! Buono, che almeno non la pago quest'acqua, è buono. Questo è buono. Ok, andiamo a dare quindi l'acqua alle pecore. Ma direi che diamo 7.000 qui e 7.000 poi lì. Oh, non mi trollare. Piglia di quest'acqua. Ok. Allora, andiamo a vedere gli animali come stanno. Ovviamente, acqua ne pigliano un bel po'. Però tanto non la pago. Ma quest'albero proprio a rompermi le scatole. Boh, si riempie perfettamente. Ok, allora. Dobbiamo andare a fare le balle di fieno, sennò che gli do da mangiare a queste pecore. E ovviamente voglio la balla da 180, perché tanto in teoria, sì, la balla da 180 non diventa mai insilato, a parte che comunque col fieno mi pare che non posso fare insilato. Allora, che mi dimentico? Attiva scaricamento automatico, ovviamente. Ok, intanto che mi fa la prima balla. Qua abbiamo finito. E mo, non lo so, quanta. Aspetta, dunque. Più o meno sono due balle a striscia. 2, 4, 6, 8. 9 balle. Non tante. Però sono balle grosse. Quindi in teoria. Vabbè. Vediamo. Allora, un attimo, questo lo lascio qua. Questo è carico. Ce la famo. È un po' complicato, dovrei lavorare un po' sto terreno. Ok, diamo l'acqua all'altro recinto, almeno ne hanno un po'. E devo mettere bloccato da un ostacolo, chi? Carichiamo acqua nel secondo recinto. Chi è che è bloccato da un. Ah no, no, è già. Abbiamo finito lì. Ok.
Ah no, ma in realtà mi sa che escono meno balle. Ne escono 8 balle, è già un miracolo, mi sa. Vabbè, in caso sapete che facciamo? Se l'erba è poca, tanto vale che trasformiamo tutto il terreno cioè. Oh, tanto vale allora che. Oh, lo seminiamo completamente ad erba e via. Cioè, a quel punto non lo so io. Perché tanto mo dobbiamo poi considerare anche il fatto che prenderemo le vacche. Insomma, anche i cavalli avranno bisogno di fieno. Forse mi conviene lavorare tutto il terreno ad erba. E mi conviene farlo mo. Visto che il terreno adesso è appena stato falciato. Quindi, perché mi pare che siamo in tempo. Sì, no? Erba. Sì, siamo ancora in tempo a seminarla. Me sa, sì, me sa che forse mi conviene mettere erba. Seminare tutto ad erba. Me sa che mi conviene. Mi sa che mi conviene, però qua devo arare. Che così cancello anche questo pezzetto che ho fatto qua. Mi sa che me conviene. Solo che sta balla mo va a finire che la metto dove non la devo mettere. Eccola là. Ok, allora facciamo una cosa. Lui. Togliamoci questo pensiero. Dobbiamo prendere l'aratro. Ariamo quel pezzo lì, ops, che avevo modificato. È meglio, è meglio. Facciamo tutto erba perché è evidente che non ne esce abbastanza di erba. Direi che è una buona idea, raga. Ok. Facciamo questa modifica. Quindi riportiamo il terreno come era prima. Ok. Mi sa che ci dovevo mettere il peso davanti. Pensavo che ce la faceva. No, no, no. Ok, no, non ho fatto danni, dai. Ok, quindi andiamo a riunire i due terreni. Andiamo a rimettere il terreno come era prima, un tutt'uno. Il terreno adesso è di nuovo un tutt'uno. Andiamo a posare questo e seminiamo. E seminiamo. Devo mollare un attimo questo. Vediamo, è che non si vuole chiudere. Mo' non sto a capire perché. Vediamo fin dove semina. Perché più avanti l'erba c'è già. No, no, basta, basta, niente, niente, no, 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 stop, stop. Niente, ok, c'ha sto piccolo problema, ho capito, niente, vabbè, ok. È inutile, cioè, già è fatto lì, che ci semino a fa. Però fa niente, allora.
Mo dovrebbe andare bene. Andiamo a caricare altra acqua. Ok, e mo qua proseguiamo. Un'altra balla è pronta. Allora, beh, sono 2, 4, 6, 8, 9, difatti. Se esce un'altra balla è un miracolo. Ma io ne dubito. Però forse. Può essere. Mi sa che esce. Ok, allora abbiamo 2, 4, 6, 8, 10 balle in tutto. Abbiamo una decina di balle. Ora dobbiamo caricarne ovviamente un paio e le diamo da mangiare e le diamo alle pecore come cibo. Speriamo che le prendano senza far capricci. Scarica, se no non va. Sgancia, riaggancia, carica, a posto. 18.000 litri di fieno e altri 18.000 per l'altro recinto. Scarica, bene, funziona. Direi che funziona, andiamo a prendere altre due balle così le diamo all'altro recinto. Carica, ricarica. Ok, abbiamo quasi finito di riseminare l'erba in tutto il terreno. Scarichiamo qua. Allora, vediamo un po'. Vabbè, diciamo che non è male. Non è male, per ora c'hanno del cibo. Allora. Carichiamo l'acqua. Ok, raga. E abbiamo doppio recinto di pecore. Abbiamo adesso il doppio recinto da latte e da lana. Qui abbiamo anche un passaggio centrale per passare. Allora ragazzi, io vado a concludere perché il tempo è volato via. E no, lana e latte, niente di più. E mi sa che il latte deve essere quello normale. Latte normale, non è latte di, non è latte di pecora. Credo che fanno il latte classico, che va benissimo. Va bene, per quanto mi riguarda, ok, va bene. Ok, va bene, anche perché difatti mi pare che questa mod è disponibile anche per console. Magari per questo motivo hanno messo il latte normale, boh, non lo so. Comunque sia, raga, io concludo. Spero tanto vi sia piaciuto il gameplay. Come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollice in su. Ci becchiamo presto, ragazzi, ciao, alla prossima.